Presentiamo oggi il rapporto del Centro Studi FIAEP sul mercato immobiliare turistico 2023 e le previsioni di mercato sulla stagione turistica invernale del 23-24 che ormai è alle porte. Do la parola allora al presidente del Centro Studi Francesco Lacommare per fare il punto sul sondaggio che ha visto oltre 600 agenti immobiliari impegnati a partecipare. Ottimo, grazie, grazie Vincenzo. Mi unisco ai ringraziamenti all'onorevole Mazzetti per ospitarci in questa prestigiosa sede. E entriamo subito nel vivo. Oggi il Centro Studi FIAIP presenta l'andamento del mercato immobiliare turistico, dove per mercato immobiliare turistico andiamo a intendere quello che viene intermediato dagli agenti immobiliari, ovvero le locazioni brevi a uso turistico degli appartamenti. E per cui da questa analisi che è venuta fuori, soprattutto per la prima parte della stagione estiva, possiamo andare a dire che si è confermata una crescente dinamicità del mercato immobiliare. Abbiamo visto che nella stagione estiva c'è stato un aumento delle seconde case che poi vengono acquistate non solo da investitori, ma anche da persone che vanno a destinare questi immobili alla locazione breve, quindi a utilizzarle per questo affitto, anche perché i risultati fanno notare che i rendimenti provenienti dalla locazione breve a uso turistico sono cresciuti fino a raggiungere circa un 9%. È un tipo di locazione molto più favorito dal locatore in quanto c'è una totale assenza di rischio di morosità, in quanto tutto il compenso, il canone viene percepito prima dell'inizio della locazione, quindi non c'è alcun rischio. Sono aumentate anche il numero delle locazioni turistiche, per cui il mercato turistico è sano, crescono il numero delle locazioni turistiche degli appartamenti destinati appunto a questa locazione. Per la stagione invernale che ormai è alle porte, che sta entrando, vediamo anche che la proiezione data dal Centro Studi è costante con il periodo estivo, ovvero con l'aumento delle locazioni turistiche, con un leggero rialzo, aumento anche dei canoni di locazione per le locazioni turistiche. Vediamo anche che il numero delle agenzie immobiliari, del numero dei clienti che si affidano alle agenzie immobiliari, è in continua crescita perché si vuole trovare una certa professionalità, una certa fiducia nel mercato e per cui l'agente immobiliare è quel garante di una transazione che avviene in maniera sana e garantisce tutti quei servizi che possono essere offerti a un turista. Entrando un po' nel vivo dell'analisi che abbiamo fatto, abbiamo previsto di dividere il report che avete a vostra disposizione in montagne e laghi che sono nel periodo invernale un po' quello che è un po' più richiesto sicuramente dal cliente, per poi andare a analizzare i borghi. I borghi sono sempre molto attrattivi, nonostante ancora non abbiamo colmato quel gap che viene riscontrato per la difficoltà delle infrastrutture fisiche digitali, per cui a volte l'interesse nell'acquisto di un immobile in borgo non va a buon fine perché talvolta mancano quelle infrastrutture sia digitali perché chi va in vacanza vuole anche lavorare, quindi ha bisogno di un'alta connessione, di avere la facilità dell'accesso e di poter anche lavorare, ma anche quella difficoltà delle strade per raggiungere quei borghi perché a volte sono in zone dove è difficile raggiungerlo oppure sono molto distanti dai più vicini aeroporti. E le città d'arte vivono tutto l'anno, vivono di turismo tutto l'anno, non c'è una stagionalità nelle città d'arte. Abbiamo riscontrato appunto che sia nel periodo estivo, ma sia nel periodo invernale, c'è una continuità nella locazione turistica e quindi beneficiano molto di questo tipo di locazione. E, come vedrete nell'analisi che abbiamo fatto, mettiamo anche in evidenza la campagna perché ci siamo resi conto che nonostante la campagna sia più richiesta nel periodo estivo, ci sono sempre dei clienti che apprezzano anche la campagna italiana nel periodo invernale. Sicuramente la fa più da padrone insieme al mare, alle isole e nel periodo estivo, ma anche nel periodo invernale la campagna è ancora richiesta. Scendendo un po' nei particolari,
L'andamento delle compravendite di immobili nelle località turistiche estive nel 2023 rispetto al 2022. Dall'analisi abbiamo visto che per il 44% degli agenti immobiliari sono stazionarie, sono aumentate per il 34% e di questo 34% abbiamo un 26,3% degli agenti immobiliari che segnala un aumento tra lo 0 e il 2%, quindi un dato interessante, per un 15,8% l'aumento è tra il 2 e il 3% e un 13,7% degli agenti immobiliari intervistati delinea questo aumento tra un range del 4 e il 5%. L'andamento delle compravendite di immobili nelle località turistiche invernali nel 2023 rispetto al 2022, nonostante ancora non sia chiuso il 2023, come proiezione vediamo che sono state per il 56,7% degli intervistati stazionarie, ma un 15,8% ha evidenziato che c'è stato un aumento del numero delle compravendite di immobili nelle località turistiche invernali. E questo aumento in quale percentuale è stato segnalato? Tra lo 0 e il 2% per il 37% degli intervistati e tra il 2 e il 5% per il 21,4% degli intervistati. E se prendiamo in esame un po' tutto il comparto della seconda casa, sia unendo quello che noi facciamo, è che noi dividiamo l'andamento del mercato immobiliare turistico in due momenti durante l'anno, andiamo ad analizzare quello che è il periodo primavera-estate e quello che è il periodo autunno-inverno. Però se dovessimo unire un po' le due analisi che portiamo all'evidenza del pubblico in questi due periodi distinti, vediamo che l'immobile turistico preferito in cui investire come seconda casa la fa da padrone il mare con il 71,6% e l'8,9% la montagna, il 5,9% città d'arte e un ulteriore 5,3% nella campagna. Abbiamo chiesto anche agli intervistati, ai tanti agenti immobiliari FIAIP che sono stati ascoltati per questo sondaggio, qual era i prezzi medi delle compravendite di casa uso turistico, che flessione c'è stata rispetto al 2022. Per quasi la metà degli intervistati sono stati stabili, perché andiamo a vedere un 45,6% di stabilità, ma anche un 42,6% in aumento. Quindi siamo lieve aumento con tendenza alla stabilità, quindi tra un 0 e un 2%. Abbiamo chiesto un po' qual è anche il budget messo a disposizione da chi acquista una seconda casa, quindi le agenzie immobiliari si trovano a trattare con dei clienti che quando scelgono di acquistare una seconda casa in prevalenza non scelgono di acquistarla con un mutuo, per cui vedremo anche che l'andamento delle compravendite delle seconde case rispetto alle prime case è diverso proprio per questa modalità, perché chi acquista una seconda casa non attinge un mutuo, quindi il rallentamento che c'è stato nel secondo, terzo, lo vedremo anche nel quarto trimestre quest'anno sulle compravendite residenziali non come seconda casa, è dovuto anche alla difficoltà di accesso al credito, cosa che nelle seconde case talvolta non avviene, perché quando si sceglie di acquistare una seconda casa, che poi per seconda può essere forse anche una terza, una quarta casa, si fa forse con capitali propri, con capitali propri non accedendo al credito. Per cui la spesa media per una seconda casa si attesta tra il 150 e i 200 mila euro per il 22,8% degli agenti immobiliari intervistati, tra i 200 e i 300 mila euro per il 18,6% e oltre i 300 mila euro per il 19,2% degli intervistati. Per quanto riguarda i prezzi delle case, c'è stato anche qui, come abbiamo visto prima nella stessa slide di prima, c'è tra una stabilità e un lieve aumento, tant'è che 45,6% parla di stabilità e un 42,6% parla di un lieve aumento, quindi siamo tra una stabilità e un lieve aumento dei prezzi. Un'altra proiezione vi faccio prima di passare poi la parola al vicepresidente del Centro Studi Bettioli, che poi proseguirà nell'illustrazione. Abbiamo
chiesto quali sono state cosa si è registrato nella stagione estiva 2022 rispetto al 2023 sulle locazioni turistiche, e ci siamo resi conto, come ho detto in premessa, che il 54,9% ha registrato un netto aumento del numero delle locazioni brevi a uso turistico, solo il 20% parla di una diminuzione. Per cui puntualizzo che la disamina che stiamo portando è quella del turismo legato alle locazioni brevi a uso turistico, quindi agli appartamenti e agli immobili, per cui tutto quello che riguarda l'extalberghiero. Io, dottor Campo, lascio la parola per proseguire nella disamina con Marco Bettioli. Allora, grazie. E allora al vicepresidente del Centro Studi con delega al turistico, con lui facciamo il punto di quella che è la previsione della stagione invernale estiva, ma cerchiamo anche di affrontare la parte finale di questo studio e quindi le tipologie di immobili e quant'altro. Marco. Buongiorno a tutti, grazie mille dottor Campo e grazie a FIAIP e a Centro Studi per aver dato l'opportunità ovviamente di studiare insieme a tutti quanti gli associati dei dati e soprattutto all'onorevole Mazzetti, perché in questa occasione abbiamo la possibilità appunto di dare anche degli spunti di riflessione non soltanto a noi ma anche alla politica. Continuando nel lavoro che aveva intrapreso appunto il Presidente Laccomare, volevo andare a commentare alcuni altri grafici che ci abbiamo ovviamente approntato con i nostri associati. Ecco, parlando sempre di consuntivo, abbiamo visto che il dato che avevamo previsionale di locazioni turistiche rispetto al 2022, come diceva appunto il Presidente, è aumentato, ma la meta prediletta è sicuramente il mare, seguito appunto con la montagna, con una larga distanza, quindi diciamo che la seconda casa e locazioni turistiche sono appunto la predilezione per il mare, seguite per le città d'arte e poi per la campagna. Ecco, questo è un dato abbastanza importante perché la campagna e i borghi erano minoritari fino a un anno, due anni fa, oggi invece stanno pian piano scalando la classifica, quindi appunto cercando proprio con l'offerta turistica che hanno, danno la possibilità appunto di essere scelti da molti turisti e dopo vedremo che tipo poi di turisti. Ecco, andando ad affrontare un altro tipo di dato, le previsioni, andiamo su un previsionale appunto per la fine del 2023 e inizio del 2024. E ci siamo posti la domanda: dove viene acquistata una casa, come una seconda casa, ovviamente sulla parte turistica. Ecco, mi piace pensare di aggregare due dati, cioè il dato stabile e in aumento, che rappresenta un 70%. Cosa vuol dire? Che effettivamente nel campione intervistato abbiamo visto che la domanda per comprare una casa in una locazione turistica è stabile se non aumentata, quindi questo è un ottimo dato da valutare proprio in funzione di come si muoverà poi il mercato. Ci siamo chiesti anche poi la seconda casa perché viene acquistata, e anche qui abbiamo visto che il campione è rappresentativo, perché effettivamente la seconda casa viene comprata e acquistata soprattutto per esigenze familiari, quindi se dopo esamineremo un altro dato da qui scaturente, è molto, molto bello, perché effettivamente la seconda casa è un bene a cui appunto la famiglia adesso si sta rivolgendo il suo interesse. Però sta crescendo anche l'investimento per locazione turistica, quindi è un 33%, quindi è un dato che attesta che effettivamente il bene immobiliare viene visto come un bene rifugio, e questo ovviamente è un dato anche questo importante, mentre per un 4% nelle località turistiche viene utilizzato come prima casa. Ecco, ma che tipologia di immobili si va ad acquistare? Qui abbiamo diviso il campione in due stakeholder. Uno è l'acquirente italiano e l'altro è lo straniero. L'italiano predilige il trilocale, quindi il classico appartamento due camere. Questo ci mette sicuramente un dato davanti agli occhi, che è riferito che l'acquisto viene fatto per fini familiari, quindi un nucleo di quattro persone. Il bilocale segue con un 20%, però anche la villa e il casale rappresenta una buona percentuale, quindi il 20%.
Leggermente diverso invece è il campione sulla la scelta da parte del turista straniero. La maggior parte sceglie il trilocale, sempre, quindi attestiamo appunto una scelta come trilocale. Una percentuale leggermente inferiore la villa o il casale. Anche qui ovviamente non c'è in questo grafico, ma dai rilievi che abbiamo fatto abbiamo visto che il turista straniero, quando sceglie ovviamente sia la locazione turistica ma soprattutto l'acquisto di una seconda casa, cerca qualcosa di comodo, agio, comfort e quindi con grandi spazi, probabilmente come già abituato nelle case di provenienza, e solo un 16% un bilocale. Qui volevo fare un piccolo inciso perché sul mercato straniero e sul turista straniero dobbiamo dare un dato importante, cioè che siamo fortemente attrattivi. Perché questo? Perché effettivamente abbiamo un tasso di ripetitività, cioè coloro che ritornano, i turisti stranieri, che ritornano di nuovo nel nostro bel paese, sono sempre di più, collocati soprattutto tra Francia, l'Austria, la Germania e la Polonia. Abbiamo un aumento degli stranieri, quindi rispetto all'anno scorso siamo un più 3,6%, però, e dopo qui magari ovviamente il nostro presidente lo disseminerà meglio di me, nonostante c'è stato un aumento insindacabile di quelli che sono i canoni di locazione, però effettivamente questi turisti sono più alto spendibili, quindi abbiamo visto che la spesa media per un turista che viene a visitare il nostro bel paese è più del 15% rispetto all'anno prima, quindi vuol dire che si sta targetizzando verso anche questo tipo di clientela. Ecco, siamo andati, e questo diciamo è un messaggio un po' alla politica, nel senso che siamo andati a chiedere il famoso CIN come inciderà ovviamente sulle compravendite e quale può essere il riverbero che può ovviamente sulle locazioni turistiche, e l'abbiamo chiesto ai nostri agenti immobiliari. Beh, c'è un dato veramente importante, nel senso che la maggior parte, più dell'80%, ha detto dotiamocelo, dotiamo gli appartamenti, perché effettivamente questo permette cosa? Prima di tutto il censimento delle strutture, che porta indubbiamente alla lotta all'abusivismo, perché questo deve vederci ovviamente tutti seduti sullo stesso tavolo, nel senso che le agenzie immobiliari, come diceva il presidente Laccomare, che trattano e intermediano locazioni turistiche, sono un presidio di legalità. Quindi è importantissimo dotarsi di questo codice, perché effettivamente identifica quello che ha un appartamento, diciamo, legale, certificato, da quello che effettivamente sfugge al mercato. E poi ovviamente perché questo permette anche, oltre al censimento, anche a una qualità della struttura ricettiva. Ci siamo posti anche poi in visione delle prossime modifiche sulla legge finanziaria, se la cedolare secca, portata dal 21 al 26%, inciderà sul mercato delle compravendite delle seconde case adatte a locazione turistica. Beh, anche qui il campione è significativo, perché effettivamente più del 60% dei nostri agenti immobiliari afferma che non ci sarà, non inciderà sul mercato delle locazioni turistiche, sulla compravendita. Bisogna guardare anche l'altra faccia della medaglia, probabilmente inciderà, ma questo è soltanto una previsione, quindi aspettiamo il consuntivo magari del prossimo FIAP Monitora, sui canoni di locazione che probabilmente saranno rivisti a rialzo. Nella previsione, qua poi termino, così lascio anche la parola al Presidente Baccarini, stiamo in previsioni della fine dell'anno, quindi oggi la scelta maggiore per le locazioni turistiche è sicuramente la montagna, con un ulteriore 56%, le città d'arte ne fanno sempre da padrona, ma la cosa che è interessante è anche che nel mare, soprattutto adesso con il cambiamento climatico, quindi con l'allungamento della stagione, con un 9,5% sarà una delle tre mete scelte ovviamente per queste prossime vacanze dei nostri concittadini. Io vi ringrazio, lascio la parola al dottor Campo. Grazie Bettiol. E io chiedo di salire al Leonardo Piccoli, vicepresidente nazionale, mi scuso se vi potete alternare anche per una questione, diciamo, pratica. E chiederei al dottor Piccoli
che è vicepresidente nazionale FIAIP con delega al turistico, partendo diciamo da quello che erano le osservazioni che faceva anche il presidente del centro studi La Commare, crescono sempre di più a quanto pare le agenzie immobiliari in Italia e le imprese di gestione, i professionisti che si occupano di affitti brevi. Ecco, una fotografia del mercato, una fotografia complessiva anche della turistificazione nel paese, se ci può dare ci può fare il punto su questo e perché i vacanzieri si rivolgono sempre più a chi opera nell'intermediazione. Grazie dottor Campo, buon pomeriggio a tutti. È veramente un piacere essere qua, essere in un palazzo simbolo comunque delle istituzioni che hanno la responsabilità di governo di questo paese. Vedo anche l'onorevole Pizzimetti che saluto, e lo vedo sorridere, io so anche perché sorride, perché noi siamo entrambi di Udine e ieri la classifica del Sole 24 Ore ci ha posizionato al primo posto per la qualità di vita. Beh, io penso che anche il turismo, i turismi guardano alla qualità di vita dei vari territori. A parte le battute, dicevo, siamo nel palazzo istituzionale in cui chi ha la responsabilità di governo dovrebbe guardare il paese dall'alto. E i numeri di questo osservatorio ci danno un orizzonte lungo, i numeri parlano, ci raccontano di quest'Italia e in sintesi potremmo definirla la cartolina che emerge, una cartolina a colori con qualche sfumatura di grigio. A colori sicuramente le presenze turistiche, dobbiamo dircelo, anche 2023 raggiungeremo e supereremo i 400 milioni di presenze turistiche. Questo è un dato incredibile, un dato importante, è un dato che va comunque a testimoniare la forza del turismo in questo paese. La ministra Santanchè l'ha definita la prima industria italiana e se vediamo quello che comunque questa industria sposta in termini di PIL, in termini di miliardi, oggi possiamo dire che 234 miliardi tra il turismo diretto, che vuol dire i pernottamenti, e il turismo indiretto, cioè quello che i turisti spendono sul territorio, ci porta a dire che oggi il turismo in questo nostro paese vale il 13% del PIL. Voi vedete in questa slide, prego Campo di tornare indietro, una fotografia economica del nostro paese, perché noi molte volte il paese lo guardiamo dal marciapiede e mai dall'alto. 2.700 miliardi di debito che probabilmente tra qualche mese raggiungeranno i 3.000, considerato i soldi che arriveranno dall'Europa. Un prodotto interno lordo di 1.700 miliardi e il turismo 234 miliardi, che se andiamo a compararlo con le principali aziende nazionali vediamo che la slide che segue oggi si posiziona al primo posto seguito da quello che è l'Enel, l'Eni e le Generali. Quindi è un tessuto economico fondamentale di questo paese. Poi vediamo che il turismo si sposta su vari territori regionali con un impatto diverso tra regione e regione. Anche questo è un dato molto importante che la politica deve guardare nel momento in cui si appresta comunque a prendere dei provvedimenti. Non tutte le regioni si comportano allo stesso modo per quanto riguarda l'impatto turistico ed economico e sociale. A colori ci sta anche, come prima è stato anticipato, quelle che sono le compravendite di seconde case, che è un segmento che da 3 anni stiamo osservando, un segmento che ci conferma innanzitutto la cultura italiana, che è una cultura legata all'economia reale non virtuale, legata al mattone, legata alle cose che si possono toccare con mano. E devo dire quel incremento dell'1,5% comunque in un periodo di flessione nelle transazioni si era portate al 2022, però il 2022, diciamocelo chiaramente, è un anno non comparabile. I tassi erano vicini allo zero, c'era il 110 che spingeva, è un anno non comparabile. E io devo dire che i primi dati ci portano a dire che abbiamo una tenuta del mercato immobiliare sostenuta dalle seconde case, che non sono seconde case acquistate da fondi immobiliari o da speculatori, ma seconde case per circa il 90% acquistate dai nostri genitori. Questo è l'Italia. E se guardiamo l'Italia rapportata all'Europa, la slide che segue, ci rendiamo conto che anche a livello dei paesi europei noi siamo diversi. E qui lascio poi le considerazioni politiche chiaramente al Presidente e all'Onorevole, perché anche la direttiva sulle case green
non può scendere ed essere messa a terra non considerando le varie diversità dei paesi. Noi siamo diversi. Una piccola sfumatura grigia sulle prime case. Prime case che voglio ricordare in particolare rivolte alle giovani coppie, quest'anno avranno una flessione, ma per i motivi che tutti conosciamo. E si chiama in poche parole il costo della vita delle famiglie, che è aumentato a fronte di un'entrata delle famiglie che non è aumentata. Questo ci porta a dire che la politica su questo segmento di mercato deve essere molto attenta, perché quando si parla di natalità, qui vedo gli onorevoli in sala, di demografia, beh io penso che non possa non passare tutti questi bei argomenti attraverso l'emancipazione dei giovani. Quindi il diritto della casa dei giovani, sia essa in acquisto, sia essa in affitto. E questo è un argomento molto importante per il nostro Paese. Da segnalare anche che cosa? Il mercato immobiliare, poi parliamo di demografia, per sua natura non è delocalizzabile, come molte aziende che hanno delocalizzato. Il mercato immobiliare disegna, rappresenta un territorio urbanisticamente. E quindi se noi guardiamo oggi i dati più significativi, 35 milioni di case in Italia, 25 milioni di nuclei familiari che le abitano, abbiamo un differenziale di 10 milioni. Molte volte sentiamo questi numeri, però sono numeri lordi. Togliamo le seconde case turistiche, oggi dobbiamo dirlo, in Italia, con i dati demografici che abbiamo e con la natalità che tutti conosciamo, abbiamo circa 3 milioni e 8, 4 milioni di case con le luci spente. E in molte località queste luci sono rimaste spente per troppo tempo. Troppo tempo. Questo è uno degli argomenti, ripeto, che oggi la politica o chi ha responsabilità, ripeto, di governo deve comunque affrontare. Le piattaforme digitali, poi anche durante il report abbiamo visto che le piattaforme digitali, quindi Airbnb, Booking, eccetera, sono dei eccezionali acceleratori nei contatti, ma è fondamentale la presenza del professionista che accoglie il turista per tre semplici motivi. La legalità, prima è stato ricordato, della negoziazione, la presenza sul territorio e i servizi che vengono offerti al turista e non ultimo la garanzia sugli standard minimi degli alloggi, che oggi ricordiamo se abbiamo un turista che ha un'esigenza che sta cambiando e sta aumentando e solo un professionista che conosce questo settore può accompagnare ed essere veramente un ambasciatore del turismo in questo splendido paese. Oltre il 50% da questa indagine emersa degli agenti immobiliari FIAIP si sta occupando di turistico, è un segmento fondamentale per la nostra professione. Alla luce dei dati riteniamo, e poi lascio chiaramente la parte politica, che non sia più rinviabile una riforma complessiva delle politiche abitative di questo Paese, in particolare per quella fascia grigia. Fascia grigia che da un po' di tempo stiamo parlando. Qual è la fascia grigia? È quella fascia di popolazione che è troppo ricca per poter accedere alle case, chiamiamole sociali, popolari, ed è troppo povera per accedere al mercato tradizionale. Ecco, noi la politica di questa fascia deve sapersi occupare attraverso una riforma complessiva del mercato delle politiche abitative, del mercato locativo e io direi anche un mercato, una politica urbanistica nazionale, perché guardando questo trend demografico, qui una politica che guardi ad un piano, io esagero, regolatore nazionale, anche questo penso sia un argomento, e qui vedo l'assessore Pizzimenti, io lo chiamo assessore perché lui è stato assessore al territorio della mia regione, possa sicuramente condividere. Il territorio va guardato dall'alto, va programmato perché questi numeri ci stanno parlando. Chiudo ricordando che il 2024, qui parliamo di valutazioni, di stime, eccetera, sarà un anno incredibile per il turismo. È già stato tenuto a battesimo in un evento importante, primo evento a livello nazionale, svoltosi alcuni giorni fa, voluto dalla Ministra, che sta inaugurando una stagione in cui l'Italia, col prossimo anno, in particolare con il primo G7, che si occuperà di turismo, il primo G7 verrà realizzato e svolto in Italia, in Toscana, guardo Barsotti, e questo penso sia veramente il riconoscimento dei turismi di questo paese e di questo dobbiamo esserne consapevoli. Grazie. Ringrazio allora il vicepresidente con delega al turismo Piccoli. E sì, certo, la Toscana è una grande regione, no, non lo dico a parte gli scherzi perché anch'io vengo da lì, ma anche l'onorevole Mazzetti. Allora, Presidente Baccarini, dal report emerge quindi una forte crescita delle locazioni brevi con finalità turistiche.
Ecco, sia in termini di numeri dei contratti che di rendimento, come abbiamo visto, come ci diceva prima Francesco Lacommare. Pertanto è un settore da salvaguardare e incentivare, oppure da contenere, considerate alcune criticità sollevate in molte città d'arte, anche da parte di qualche sindaco. Insomma, è un bene o è un male per il nostro paese questa, tra virgolette, questo sviluppo degli affitti brevi in tutte le città, ma non soltanto, in tutti i territori della nazione? Sì, grazie, buongiorno a tutti. Prima di tutto vedo, a parte il ringraziamento, l'onorevole Massetti, l'onorevole Pissimenti, vedo tantissimi colleghi dirigenti, visto che domani abbiamo un importante appuntamento con il Consiglio nazionale, il nostro Consiglio nazionale. Ma la domanda, io credo che non solo da questo report, ma ormai questa è la quarta edizione che noi presentiamo, oggettivamente i dati ci dicono che questo settore, il settore delle locazioni brevi con finalità turistica, ma io direi le locazioni brevi in generale, sono una risorsa oggettivamente per l'economia locale e nazionale. Lo dico con i numeri: 5 anni fa erano circa 500.000 in Italia le locazioni brevi, nel giro appunto di pochissimi anni sono più che triplicate, oggi sono più di 1.600.000. Quindi questi sono dati che ci dicono che è un'esigenza che le persone hanno, che i turisti, non solo italiani ma internazionali, sempre di più cercano un'esperienza che è diversa, alternativa rispetto agli hotel, rispetto agli alberghi. A me piace dire complementare, perché poi l'una non va a sostituire l'altra. Chi sceglie l'esperienza in appartamento preferisce l'autonomia e la libertà piuttosto che i servizi che gli hotel e gli alberghi offrono, e viceversa. Quindi io credo che la politica in generale, il legislatore, non possa non considerare questo settore come un ampliamento per quanto riguarda l'ambito turistico dell'offerta turistica nazionale, e non come un comparto che spesso e volentieri viene visto invece come segmento che va a, da una parte, implementare l'evasione fiscale, dall'altra a implementare l'emergenza abitativa nei comuni, e dall'altra una forma di concorrenza sleale, e quindi sottacendo le pressioni degli albergatori piuttosto di quel mondo che non vuole bene, perché lo ritiene, come dicevamo, una forma non di concorrenza alternativa ma sleale. Ecco, io credo che invece tutti e tre questi temi, cioè l'evasione fiscale, che non vogliamo dire che non esiste, esiste in tutti i settori, figuriamoci se non esiste in questo. Io credo che è come dire l'evasione fiscale generale, ci sono oltre 100 miliardi di evasione fiscale, la combattiamo aumentando le tasse? Ecco, io credo che continueranno a pagarle sempre quelle che le pagano, e quelle che non le pagano non lo faranno mai. Come qui, se noi mettiamo ostacoli, balzelli, leggi, leggine in questo comparto, chi vuol fare il furbetto continuerà a farlo, e sempre coloro che invece rispettano le regole continueranno a rispettarle, solo che gli aumentiamo le burocrazie e quindi magari li disincentiviamo, danneggiando il sistema paese, perché abbiamo appena detto che è una risorsa per l'economia locale nazionale. Quindi poche semplici regole, quindi noi condividiamo l'idea di riordinare il caos normativo, e soprattutto credo che l'approccio, come invece alcuni sindaci non hanno su questo tema, non è quello corto, lo definisco così, ostacoliamo le brevi così i proprietari affittano lungo e risolviamo il problema dell'emergenza abitativa. Ecco, io credo che il legislatore locale e nazionale invece debba dire perché i proprietari decidono di affittare breve anziché lungo. Cioè, capiamo i motivi, le ragioni. Il proprietario per lui farà la cosa che ritiene più opportuna nel suo interesse. Allora, la redditività è medio-alta ed è definita. C'è una flessibilità nella durata e c'è un rischio locativo per morosità e o mancata restituzione del possesso dell'immobile in caso di finita locazione o di mancato pagamento dei canoni, che è zero. Non c'è il rischio locativo, è azzerato, è assente. Quindi anziché, diciamo, avere un atteggiamento appunto non costruttivo, guardiamo questi tre elementi e vediamo di andare a revisionare. Qui abbiamo l'avvocato Gagliani Caputo di Confedilizia, ne parliamo col presidente Spaziani Testa spesso, non magari una riforma di tutta la locazione che effettivamente ha già tanti elementi che vanno bene, ma alcuni elementi andrebbero
rivisti dopo tanti anni, qualcuno dice dopo 40 anni, in realtà l'ultima legge del 98 dopo 25 anni, qualcosina andrebbe sicuramente rifatta, soprattutto sulle tutele. Credo alcuni di noi abbiamo un appartamento in più da affittare, anche noi abbiamo paura di affittarlo per periodi lunghi. Ecco, sulle tutele, per esempio, noi diciamo il contratto di locazione deve essere un titolo esecutivo, oppure, per esempio, Confedilizia dice aumentiamo il numero degli ufficiali giudiziari, sono troppo pochi, quando c'è una convalida di sfratto non si trovano gli ufficiali giudiziari che possono andare dentro l'appartamento e liberarlo educatamente dall'inquilino moroso. Ecco, io credo che un segnale forte della politica che dia maggiore tranquillità a chi si approccia alla locazione lunga potrebbe incentivare il proprietario ad andare in quella direzione, oppure forme di incentivazione fiscale, come per esempio ha fatto Rovigo, non so se avete letto nel giornale, il comune di Rovigo rende esenti dall'IMU coloro che affittano a studenti fuori sede. Ha calcolato che in realtà non perde risorse, ma ne guadagna, perché gli studenti portano volano all'economia locale, cioè al comune. Questo potrebbe essere per esempio un esempio virtuoso, può essere una forma di esenzione oppure di deducibilità dell'IMU, una spinta a livello fiscale affinché si incentivi la locazione ordinaria e non si ostacoli la breve, che abbiamo detto, che i dati ci dicono che è una grande risorsa. Quindi io, ecco, questo credo sia l'approccio che anche come associazione che opera nel settore, ma guardando un pochino oltre anche la nostra categoria, per dare un contributo all'intero settore, ma aggiungo, direi, all'intero sistema economico. Allora, grazie Presidente Baccarini. La domanda all'onorevole Mazzetti. In alcune città, come diceva Baccarini, soprattutto quelle metropolitane, universitarie e a forte vocazione turistica, alcuni sindaci lamentano di troppe locazioni turistiche, soprattutto nei centri storici. E accusando anche di essere la causa della scarsa offerta di case da affittare per periodi più lunghi a studenti, a lavoratori fuori sede e quant'altro. Ecco, ma questo problema si risolve limitando le locazioni brevi oppure serve altro? E nel caso che cosa? Intanto voglio ringraziare FIAIP che oggi è qui alla Camera. È stato per me un grande onore ospitarvi, perché credo che da parte di noi che facciamo politica l'ascolto delle categorie economiche, professionali, le associazioni di settore è fondamentale, e tant'è che già sentendo le persone che mi hanno anticipato, Presidente compreso, ho avuto delle opportunità di ascoltare quelle tematiche che possono essere utili proprio per legiferare. Qui vedo una grande presenza di tutti gli agenti immobiliari, un po' da tutta Italia, dirigenti, il presidente dell'Ordine dei Geometri Savoncelli, Caputo per rappresentanza di Confedilizia, cioè tutti quei settori che da anni ormai ascolto e ci confrontiamo proprio in un settore particolare come l'immobiliare. Non possiamo certo far finta che non esisti il vostro settore, quello cioè che parliamo stamattina, ossia le locazioni breve. Quello che lei mi ha chiesto, come sa benissimo, perché chi mi segue sull'agenzia e non solo ha visto la mia reazione anche nei confronti del sindaco di Firenze, che è quello più vicino a me, che ha fatto queste dichiarazioni che dal mio punto di vista sono assurde completamente. Io credo che se c'è una diminuzione degli affitti a lungo termine sia dovuto a una norma, giustamente come abbiamo detto fino a oggi, troppo rigida, ha una accessione all'immobile troppo difficile, ma soprattutto se le persone vanno via dai centri storici tipo Firenze, ma non solo, magari i sindaci si dovrebbero domandare il motivo per cui vanno via prima di accusare un settore. Prima di tutto i servizi sono sempre più scadenti, la mobilità per accedere anche ai centri è sempre più scadente. E soprattutto ormai i centri di queste città sono diventati quasi esclusivamente per un transito di persone, turisti o meno turisti, da queste locazioni, senza dare quello che era la creatività del nostro paese. Soprattutto io mi riferisco sempre a Firenze perché sono lì vicina e conosco meglio la realtà. Ci siamo domandati come mai nel centro della città di Firenze sono andati via tutti i fiorentini e soprattutto tutte le botteghe artigianali che facevano grande la nostra città e la nostra nazione. Ecco, forse perché negli anni
le amministrazioni che hanno sempre comandato in queste realtà hanno sottovalutato tutti questi temi, pensando che facendo solo turismo o solo un settore era più pratico, costava meno e c'era meno da mettersi, diciamo, in mostra. Non è solamente la direzione giusta e non è nemmeno possibile che tutti pensano di poter vivere nel centro storico, davanti al posto di lavoro, davanti all'università, non avendo, diciamo, un costo maggiore della propria, dell'abitazione della prima casa, o che sia, diciamo, un luogo, perché è normale che chi ha la vicinanza al posto di lavoro della scuola è un servizio in più, è un costo in meno per altre cose, e naturalmente gli affitti sono più cari, quello è ovvio, però non è detto che tutti devono stare davanti a questi luoghi. Allora, come ho proposto più volte ai sindaci di Firenze, ma questo per tutte le aree più metropolitane e di alta vocazione turistica, cerchiamo di essere complementari in tutto e per tutto, dai servizi come alberghi, case affitti brevi, ma anche per le abitazioni. Cioè, se non tutti possono stare nel centro storico davanti al posto di lavoro, miglioriamo magari la mobilità per arrivarci anche alle periferie, che non possono essere abbandonate o soltanto utilizzate per quelle fasce grigie o case popolari, che non è corretto, ci deve essere una promiscuità. Per cui chi fa queste dichiarazioni sbaglia completamente. Questa mattina abbiamo avuto conferma dell'importanza degli affitti brevi ad uso turistico e non solo. Tutte le varie Istat eccetera ci dicono che è un settore molto importante a livello economico per il nostro paese, che non va sottovalutato, e soprattutto in un periodo di alta crisi economica dovuta soprattutto all'inflazione, ma anche all'aumento dei tassi dei mutui, avere questa opportunità di persone che acquistano le seconde case, che sembra, sentendo anche l'ordine dei notai eccetera, più alta rispetto alle prime case, che non è un bene e noi della politica dobbiamo risolvere questo problema, vuol dire che c'è ancora una fascia di popolazione molto alta nel nostro paese che non chiede nemmeno un mutuo per comprarsi la seconda, terza o quarta casa, ma naturalmente o la usa a uso privato per le proprie vacanze in un breve periodo, ma naturalmente è ovvio che la deve mettere a reddito. Allora, meglio mettere a reddito controllato con diciamo un sistema così come gli affitti brevi che in altre forme. Per cui io credo proprio che dobbiamo, noi che facciamo politica, che ascoltiamo voi e tutte le categorie di settore, perché poi non possiamo pensare il settore immobiliare legato soltanto alle agenzie immobiliari o all'ordine professionale o a Confedelizia, cioè, è tutto a sistema, programmato, e bisogna lavorare in modo orizzontale, non più verticale, altrimenti non ne usciamo. E anche a livello legislativo io mi sto battendo anche con i miei colleghi, ma anche con i legislativi quando ci preparano la documentazione eccetera, dobbiamo vederla in modo orizzontale e sicuramente fare sistema fra tutte. Per questo che cerco di ascoltare tutti i diversi livelli per poter fare una cosa programmatica, e proprio per questo, anche per il vostro settore, non possiamo prescindere da considerare quello che da troppi anni non viene considerato, ossia il tema della casa in un complesso a 360 gradi, che non può riguardare la sola singola unità immobiliare di una persona, ma dobbiamo valutare in base a una vera e concreta rigenerazione urbana, sociale ed economica, che deve essere anche ecosostenibile. Sappiamo che il clima sta mutando via via e anche il modo di costruire deve essere diverso, e questo può essere fatto solo in un progetto di vera e propria pianificazione. Non so chi ha detto prima, non mi ricordo, forse lei. Sono pienamente d'accordo, nel nostro paese da troppi anni, cioè da 22 anni, manca un testo unico edilizia, un quadro generale nazionale, che poi sì, si devono rifare i vari regolamenti regionali. Non è il contrario, che i regolamenti generali devono dettare la linea a livello nazionale, altrimenti non se ne esce, e anche per il turismo è lo stesso. Noi dobbiamo essere bravi nei prossimi 4 anni, visto che abbiamo una maggioranza forte e compatta eletta dal popolo italiano, di arrivare a fare una programmazione di tutte queste norme, e questa già ci stiamo lavorando, per dare un quadro generale a livello nazionale, chiaro, con poche norme,
che può essere poi applicato e declinato nelle varie regioni in modo da valutare in base alle peculiarità di ogni singola regione, ma certo non è che una regione, per dire Toscana e Emilia-Romagna, possono essere due cose diverse e sono attaccate. Cioè, l'Italia è una. Il turismo va visto dal nord al sud, isole comprese, e dobbiamo fare il sistema tutti insieme. Questo è fondamentale. E poi l'altro tema importantissimo, e che ascoltando voi stamani ancor più mi è venuto in mente, dobbiamo trovare un modo di fiscalità diverso rispetto alle altre unità immobiliari. E questo è importante, mi fa piacere che l'aumento dal 21 al 26% della cedolare secca non abbia colpito più di tanto le seconde case. Come sapete, come Forza Italia abbiamo, e lo stiamo facendo, una battaglia affinché fosse mantenuto tutto al 21%, ahimè poi dobbiamo fare i conti con le casse pubbliche, con l'Europa che ci sta addosso per un debito troppo alto, e almeno abbiamo, si spera, ora c'è a questi giorni la votazione degli emendamenti, ottenuto il 21% per la cedolare secca delle prime case, e dalle seconde in su purtroppo non è stato possibile, però da quello che mi dite voi non ha per adesso inciso più di tanto, ma non è per questo che dobbiamo limitarci, anzi dobbiamo fare una programmazione generale sia di una pianificazione urbanistica socio-economica, ma anche una fiscalità particolare dell'immobile. Grazie onorevole, e allora prendendo proprio lo spunto da lei e dal discorso del fare sistema, l'orizzontalità diciamo anche dei rapporti fra associazioni di categoria, che come dire in alcuni casi anche portano a dei risultati, e ora vedremo quali, e volevo fare una domanda a Baccarini, che insomma da mesi si parla del disegno di legge denominato Santacché, che come certo sapete introdurrebbe alcuni divieti e obblighi alle locazioni turistiche, un disegno di legge che ancora non sappiamo quale sarà il suo iter, così come in legge di bilancio sono previste, diceva l'onorevole prima, delle misure sugli affitti brevi che porterebbero la cedolare al 26% dalla seconda casa affittate e quindi sulle seconde case, e soprattutto anche norme sui portali immobiliari, i portali in generale. Ecco, la prima domanda è se questa è la direzione giusta. La seconda domanda, proprio questo discorso del fare sistema, ha portato alcune associazioni, 14, insieme a FIAEP, insieme a Confedilizia, insieme a tutte altre, a anche delle modifiche, a dei subemendamenti. In questi giorni leggevo rispetto alle norme che modificano il codice identificativo. L'adempimento non riguarderà più tutte le tipologie di proprietari, ma soltanto quelli che esercitano l'attività in forma imprenditoriale, quindi mettendo in locazione più di 4 unità in base alla disciplina attuale. Ecco, è una via giusta quella che sta prendendo il Senato con questi subemendamenti, oppure è una cosa che ancora va rivista? Potrei rispondere con luci e ombre. Potrei fermarmi qua. Nel senso che la legge di bilancio, l'aumento della cedolare secca a noi non piace, cioè è una cosa molto negativa. Prima vorrei, diciamo così, marcare meglio il dato che abbiamo dato, nel senso che alle agenzie immobiliari non cambia sostanzialmente nulla, perché noi dovremo comunque riscuotere e versare il 21%, poi ci penserà il professionista a versare il 5% qualora verifichi che quella è la seconda casa o la terza o la quarta, perché poi dalla quinta si diventa imprenditori, versare questa differenza arrivando al 26. Quindi è chiaro che, come dire, un aumento comunque della tassazione, quando noi chiediamo da tempo, non da soli, in una riduzione, è un segnale politico negativo, cioè un disincentivo a un settore che abbiamo detto chiaramente essere una risorsa per il Paese. Ma questo credo sia stato, so che Forza Italia, non solo, anche la Lega e altre realtà hanno combattuto, ma è stato un segnale, credo, lato soprattutto governo, mi sento di dire inteso Fratelli d'Italia, perché il ministro Santanchè, spinta dalle pressioni degli albergatori e di alcune amministrazioni comunali, ha voluto, a mio parere, dare una sorta, diciamo così, di virgolettato contentino per cercare di disincentivare un po' questo settore. Questa è la nostra visione, ecco. Però detto questo, c'è stato all'interno della legge di bilancio, c'è una norma che noi condividiamo moltissimo, ecco, la luce, cioè il fatto che c'è un riordino normativo sul tema dell'obbligo per i portali digitali immobiliari di poter e di dover rispettare quella legge che è nata per loro,
sei anni fa, la famosa legge Airbnb, che imponeva a chi intermediava anche digitalmente di riscuotere e versare la ritenuta d'acconto, cosa che facciamo solo noi agenti immobiliari. Prima si parlava di presidio della legalità, certamente sì, lo siamo, per noi è un grande onore esserlo, poi però ci piacerebbe anche partecipare alla suddivisione dell'imposta di soggiorno nel momento in cui noi la riscuotiamo e la versiamo, poi ci sarebbe una legge in teoria che i comuni dovrebbero poi utilizzare questa raccolta, questa somma per finanziare e quindi, diciamo così, investimenti per tutte quelle attività che partecipano appunto alla riscossione al versamento, e quindi ci saremmo anche noi e diciamo in questo comparto. Sul decreto anticipi, qui noi anche qui luci e ombre, anche se credo grazie all'emendamento Ronzulli, quindi anzi voglio ringraziare Forza Italia obiettivamente, perché è stato il partito che su questo si è più messo di traverso per cercare di rettificare quella norma che voleva introdurre degli obblighi degli alberghi, cioè tipici degli albergatori, come quella di rilevare il fumo col monossido di carbonio piuttosto che gli estintori, quindi la prevenzione antincendi, per l'amor del cielo, sono cose giuste, giustissime, però tipiche dell'attività imprenditoriale, perché altrimenti andrebbero paradossalmente inserite anche nelle locazioni lunghe. Ecco, è una provocazione, perché chiaramente non vogliamo che questo avvenga, e quindi noi con la consulta ci siamo tutti subito allertati, abbiamo allertato la politica che questi obblighi sono per chi fa e svolge un'attività imprenditoriale, e effettivamente l'emendamento prevederà, perché adesso il decreto anticipa in aula in questi 2 o 3 giorni il cambiamento, e quindi non sarà per chi privatamente affitterà per periodi brevi, ma chi lo farà solo a titolo imprenditoriale, a livello imprenditoriale. Bene invece il discorso CIN del codice identificativo nazionale, noi è una proposta che nel documento che abbiamo presentato con la consulta, quindi con 14 associazioni della filiera, abbiamo proposto già 4 mesi fa al tavolo del Ministero del Turismo, e devo dire è recepito, quindi purché veramente sia nell'ottica del riordino reale e concreto, cioè eliminiamo i codici identificativi regionali, eliminiamo quei duplicati di adempimenti che vengono richiesti a noi gestori professionali e ai proprietari a 3-4 banche date, tutte le stesse cose, con un unico adempimento andiamo a sburocratizzare. Chiudo con, ci tengo perché l'onorevole Mazzetti ha detto una cosa che noi condividiamo tantissimo e sosteniamo, vedo qui il presidente Savoncelli con cui ogni tanto ci vediamo in alcuni consessi, che fare rete è fondamentale, anche e soprattutto sull'idea di fare un piano nazionale sulla, a me piace definirlo, qualcuno parla di piano nazionale sulla casa, anche noi a volte ne parliamo, ma un piano nazionale edilizio immobiliare. Cioè noi abbiamo una dispersione di funzioni e competenze tra 3 ministeri che sono il MIMIT, il MEF e il MIT, poi in qualche modo anche il MASE adesso, anche l'ambiente e sicurezza energetica, e quindi è un po' come, lo dico in tanti consessi, un po' come Asterix, quando uno chiede una cosa, non so se avete mai visto che uno va in un ufficio, poi ti mandano in un altro ufficio, poi dopo ti rimando in un altro, e c'è questo, no, poi ecco vedo Savoncelli che annuisce perché le burocrazie le conosce meglio di me, ecco, io credo che sia arrivato il momento, con le difficoltà per l'amor del cielo che saranno enormi, ma di avere, noi abbiamo lanciato l'idea del Ministero della Casa e delle Politiche Abitative, qualcuno ha storto il naso dicendo un altro apparato burocratico di balzelli, burocrazia eccetera, ma ecco, io credo che non è questo, è proprio il contrario, eliminiamo dispersione di funzioni e competenze di 4 ministeri, facciamo una cabina di regia dove si parla di questo tema, che visto che abbiamo tutti detto che assieme addirittura al settore immobiliare turistico Cuba il 35% del PIL, cioè 35% del PIL è uno dei primi settori di questo paese, se non il primo in assoluto, non c'è un ministero dedicato. I 5 Stelle quando arrivarono qualche anno fa, giusto o sbagliato, crearono il Ministero della Transizione Ecologica, perché volevano dare un taglio politico chiaro. Allora sulla casa io credo che la casa ce l'abbiamo tutti, o in affitto o in acquisto, cioè di proprietà, ecco io credo che su questo veramente serva, sia necessario, e questo governo ha tutte le credenziali, so che il MIT con Salvini ha il dipartimento, vuole creare il dipartimento della casa, ma io chiedo e credo che sia più opportuno qualcosa di più alto, non il CIPU che c'è adesso, non so se conoscete il CIPU, io conoscevo il CIPE, conosco il CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il CEPU che è quello dell'università, ma il CIPU che è il Comitato Interministeriale per le Politiche Urbanistiche,
credo non lo conosca nessuno qui dentro e credo anche molti politici non sanno cosa siano. Sarebbe quella cabina di regia che dovrebbe attuare e appunto fare da regia sulle politiche urbanistiche. Ecco, credo che siamo arrivati al momento anche storico-politico, visto anche l'unità tra le varie componenti della filiera e politici che da questo punto di vista ascoltano queste, più che istanze, sono esigenze, diciamo, di una concreta necessità, credo, trasversale. Grazie. Grazie Presidente. Un'ultima domanda e poi do la parola ai giornalisti che magari se hanno anche loro voglia di fare qualche domanda. Comunque la curiosità è questa, all'onorevole Mazzetti. È assodato praticamente che la crescita delle locazioni turistiche stimola, come abbiamo visto oggi, la riqualificazione anche delle città e quindi le città diventano più belle. Allora, lei prima parlava di un piano strategico, però servono, come diceva anche Baccarini, nuove politiche abitative e nuove politiche per la casa. Quali e con quali incentivi? Ci vorrebbe un'oretta però, sono un po' tante. Allora, sicuramente una nuova politica sui settori immobiliari è fondamentale. Ormai da un anno, da più di un anno che c'è il governo di centrodestra, abbiamo messo in campo diverse cose, non per ultima tutto quello che sono il tema del codice appalti che è stato approvato, è stato depositato e già è in audizione la rigenerazione urbana da parte di Forza Italia, Gaspar l'ha presentata al Senato ed è a buon punto. E l'altra cosa che ho presentato come prima firmataria proprio qui alla Camera è una nuova proposta di legge sull'efficientamento energetico, sismico ed idrico degli immobili con semplificazione normativa per realizzare tali immobili, che non riguarda soltanto le abitazioni ma anche tutti gli immobili non residenziali. Ed è anche questa è stata assegnata alla Camera e già è stata indicata alle commissioni sesta ed ottava. Io credo che dopo il superbonus, perché ormai dobbiamo parlare del post superbonus, anche se c'è ancora molto da sistemare e qui non voglio aprire questa parentesi altrimenti non si finisce più, dobbiamo pensare a non far ricrollare il settore, che è molto rischioso questo. Anche oggi in modo che il Sole 24 Ore parlava proprio di questo, anzi va migliorato, programmato in modo strutturale da qui ai prossimi 20 anni. E come dicevo prima, bisogna partire da un quadro nazionale unico che è fondamentale. Stiamo già lavorando, io come Dipartimento dei Lavori Pubblici e Infrastrutture del mio partito ho già iniziato un percorso con tecnici e giuristi proprio per dare una proposta al Ministro Salvini sia per un testo unico edilizia che un nuovo piano casa, perché ricordo l'ultimo piano casa è stato fatto dal Presidente Berlusconi nel 2006, mi sembra, se non vado errando, e non è possibile, è passata una vita geologica perché questi anni poi è successo di tutto, che non ci sia ancora oggi un piano casa. Per cui dal punto di vista nostro è fondamentale, credo che ancora più importante sia mettere a sistema tutte queste cose che ho detto, però credo che in un anno che siamo al governo le proposte e già diciamo l'inizio dell'iter di rigenerazione urbana, efficientamento energetico, inizio di un lavoro sul testo unico edilizia sia già un gran passo avanti. Poi non ci scordiamo una cosa fondamentale, che ahimè con la modifica del titolo quinto nel nostro paese le competenze, tante di queste competenze, e io a livello personale dico purtroppo, sono entrate in campo regionale e c'è una confusione totale di queste norme, e questo è il problema più grosso, lo è per questo, lo è per il turismo, per il commercio, sono quei temi che noi oggi penso che come maggioranza di centrodestra abbiamo il dovere di iniziare ad approfondire, perché altrimenti si può fare tutte le norme si vuole, la regione vuole fare tutte quelle che crede, ma poi si arriva e ce lo impugnano perché c'è questa incompetibilità. E l'altro tema fondamentale è che è necessario che le scelte, le decisioni, soprattutto nel campo edilizio urbanistico, tornino in mano e al potere politico e non quello dei dirigenti e ministeri, perché altrimenti è un grosso problema questo, e soprattutto in questo settore lo diventa ancora di più. Per cui in un anno è stato messo tanto, noi come Forza Italia, proprio anche in riferimento alle indicazioni, i valori, il percorso del Presidente Berlusconi è una priorità sicuramente, lo dimostra il fatto che ogni qualvolta c'è un provvedimento noi
siamo quelli portatori di emendamenti, ordine del giorno, proposte di legge proprio in questo settore, perché crediamo e siamo certi che è il motore trainante che poi genera tante cose, per dire affitti turistici e tante altre cose, il commercio, le infrastrutture. Però è importante oggi lavorare tutti insieme, fare rete e mettere a sistema tutto questo. Ecco, chiedo, grazie intanto, chiedo se c'è qualche domanda da parte dei colleghi in sala. Bene, vi ringrazio allora, arrivederci. Grazie a voi. Qui manca l'aria, eh? Qui dentro manca l'aria. Sì.